Bentornati a Economia. Anche le nuove aziende del web che offrono servizi innovativi su scala globale possono licenziare e distruggere occupazione. Privalia, un e-commerce di moda fondato nel 2006 in Spagna e con sedi in tutto il mondo, l'anno scorso, nel 2014, ha licenziato 52 dipendenti su un totale di 118 della sede di Milano. Se torniamo a parlarne adesso è perché in queste settimane a finire sulle pagine dei quotidiani è Groupon, il sito che tutti conoscono per i buoni sconto, ha infatti annunciato più di 1000 licenziamenti in tutto il mondo. In Italia rischiano il posto il 30% della forza lavoro. Ancora non si conoscono gli esiti della vicenda Groupon, della vertenza Groupon, ma la questione del nuovo lavoro digitale è decisamente aperta. Le nuove imprese nate nel web e con il web creano spesso occupazione, ma in qualche caso anche la distruggono. Perché? È la domanda a cui cercheremo di dare una risposta in questa puntata di Economy Up. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.